Oggi vi porteremo a scoprire una piccola perla incastonata nella roccia di Cottanello ed è l'eremo di San Cataldo. Questa chiesa nasce probabilmente come eremo e il nucleo principale era scavato all'interno di questa roccia. Intorno a questo nucleo principale una chiesa e quindi viene completamente decorata. Questo è un affresco molto importante perché risale all'XI-XII secolo e vi è rappresentato un Cristo benedicente tra i 12 apostoli. Questo affresco è stato realizzato su due registri. Nella parte inferiore vediamo un offerente, l'unica persona senza aureola, una teoria di sei sante e sopra appunto il Cristo benedicente in stile bizantinizzante, lo possiamo notare dal trono gemmato, affiancato dai 12 apostoli. Ne possiamo riconoscere ad esempio due, San Pietro con le chiavi e San Paolo con la spada. La particolarità di questo Cristo è che sulla gamba destra ha un simbolo, questo, che sembra essere il Tao di San Francesco. Probabilmente San Francesco è stato qui a Cottanello ad evangelizzare le genti e quindi ha lasciato un po', diciamo, la sua firma su questo dipinto. Ma ritroviamo di nuovo San Francesco probabilmente in quest'altro affresco che è quattrocentesco. Noi qui possiamo notare una Madonna con un bambino un po' particolare in quanto è vestito con un saio e soprattutto ha la chierica tipica proprio di San Francesco. Probabilmente questo era un ex voto al santo. Ritroviamo di nuovo una Madonna con il bambino. Possiamo notare anche, ovviamente con manifattura diversa, si nota a colpo d'occhio, due santi vescovi, probabilmente San Biagio e San Nicola. È invece la volta della chiesa e qui possiamo ritrovare le storie narrate nell'Antico Testamento della cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso. Nel 2005 è stato realizzato questo altare utilizzando il marmo di Cottanello. Questo marmo fu utilizzato già in epoca romana, ma la sua grande fortuna venne durante il barocco romano perché due grandi artisti, il Bernini e il Borromini, lo vollero per decorare le chiese in cui lavoravano. Lo ritroviamo infatti nella Basilica di San Pietro, 44 colonne interne della Basilica di San Pietro sono realizzate completamente in marmo di Cottanello, ma lo ritroviamo anche in Sant'Agnese Nagone, la chiesa del Borromini sita a Piazza Navona. Lo ritroviamo anche a Santa Maria Maggiore, a Santa Maria degli Angeli, a Sant'Andrea al Quirinale, ma in generale quasi tutte le chiese del barocco romano hanno almeno una piccola parte in marmo di Cottanello. Questo plastico è stato realizzato da un artista locale e rappresenta un San Cataldo della Seconda Guerra Mondiale, quando i tedeschi imbottirono di dinamite proprio l'eremo per bloccare i passaggi degli alleati. Questo evento è importante da ricordare perché sopra all'affresco bizantinizzante ce n'era un altro che rappresentava il nostro paese, ripeto, settecentesco,
E dopo, a seguito dello scoppio delle mine, il fresco che stava sopra si venò e quindi si scoprì questo molto più antico di quello sovrastante. Curiosità, la strada che passa qua sotto, che adesso è la strada principale, quella che conduce poi a Rieti, è stata costruita nel 1888. Significa che prima c'era probabilmente una mulattiera e comunque San Cataldo era veramente aggrappato e incastonato nella roccia. Pensare che non soltanto si salisse da queste mulattiere, ma che si scendesse anche dall'alto. C'è ancora oggi un muretto a secco visibile proprio per entrare in questa chiesa.